Eccellenza, il governo aveva inteso richiedere al Consiglio Grande Generale la possibilità di sottoporre questo progetto di legge, che è composto da pochissimi articoli ed è in sostanza una legge di spesa in attuazione di un articolo della finanziaria, in quanto, come a tutti è noto, il mondo dell'edilizia in questo Paese sta vivendo un momento di grande sofferenza e quindi noi abbiamo piacere di dare dei segnali positivi in questa direzione e quindi di partire con il finanziamento e la messa a disposizione dei 10 milioni di euro in questo esercizio finanziario prima possibile. Tuttavia, qualora i gruppi consigliari ritenessero che fosse più opportuno attivare un confronto anche sulle opere che sono indicate e discuterne nel mese di aprile, in quanto appunto a norma del regolamento non è necessario che questo progetto passi in commissione, ma è prevista la seconda lettura direttamente in aula, ovviamente il governo è disponibile in questa direzione. L'auspicio ovviamente che noi facciamo è che nella sessione consigliare prossima, quindi del mese di aprile, questo progetto di legge possa essere varato per le ragioni che ho appena detto, perché altrimenti significherebbe perdere altri mesi per partire con i 30 milioni di euro che molti in quest'aula hanno detto essere pochi. Io, che sono abituata ad essere molto realistica e pragmatica, ho detto 30 milioni in 3 anni comunque è sempre meglio di niente e quindi prima riusciamo a partire e meglio è. Ma ripeto, anche se l'articolato è contenuto, se c'è una necessità di approfondimento, di riguardare in particolare le opere prescelte, di fare una valutazione, magari un incontro fra gruppi e governo in relazione al progetto di legge, il governo insomma è disponibile a riparlarne nel mese di aprile. Grazie Eccellenza. Grazie Eccellenza. Eccellenze e colleghi consiglieri, l'obiettivo del presente progetto di legge, in linea con quanto previsto dall'articolo 62 della legge 23 dicembre 2014 numero 219 ed in aderenza al programma di governo, consiste nella individuazione e nel finanziamento della completa progettazione e della realizzazione di opere infrastrutturali ritenute strategiche prioritarie per lo sviluppo e l'ammodernamento del Paese. Tra le infrastrutture ed opere pubbliche già indicate nel piano pluriennale degli investimenti approvato dal Consiglio Grande Generale con proprio ordine del giorno in data 22 dicembre 2014, il progetto di legge individua la creazione del campus scolastico a Fonte dell'Ovo, nuovo polo servizi a Valdragone, polo della sicurezza, i parcheggi di Piazzale Giange e di Borgo Maggiore. I detti interventi sono da ritenersi strategici al fine di dare attuazione ad un piano di ammodernamento infrastrutturale la cui elaborazione è frutto di un'attenta programmazione che tiene conto dell'impatto in termini di sostenibilità economica, ambientale e sociale, designando un vasto e coerente riassetto progettuale del Paese. Il progetto di legge prevede altresì la comunicazione al Consiglio Grande Generale per la presa d'atto delle modalità finanziarie e gestionali delle operazioni d'accesso al mercato dei capitali. Come stabilito dalla legge 23 dicembre 2014 numero 219, l'attivazione dei finanziamenti non potrà superare il tetto massimo di 30 milioni di euro, mentre gli oneri finanziari troveranno copertura attraverso il ricorso al capitolo 132762, interessi passivi su finanziamento per la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche per lo sviluppo economico. Questo è il contenuto della relazione. Vorrei solo aggiungere alcune considerazioni anche per rispondere ad alcune sollecitazioni che sono venute dall'Aula. La prima, io vorrei tranquillizzare il consigliere Zeppa, non c'erano dietrologie. Come ricordava il capogruppo Paride Andreoli, la procedura d'urgenza richiede 39 voti. Io non ho fatto patti con nessuno dietro le quinte, quindi qualora ci fosse stata la disponibilità dell'Aula a votare la procedura d'urgenza, oggi si sarebbero fatte insieme prima e seconda lettura. I gruppi hanno piacere di approfondire il testo ed è una esigenza legittima perché possiamo eventualmente anche modificare le opere, aggiungerne altre, fare un ragionamento a 360 gradi, proprio perché si tratta comunque di scelte strategiche per il futuro di questo Paese. E quindi non c'è nessuna tragedia, facciamo la seconda lettura in aprile. La preoccupazione dell'esecutivo è soltanto quella di dare delle risposte in tempi ragionevolmente brevi ad un settore dell'economia che poi traina tutto il resto.
Quindi non è che noi dobbiamo difendere o sostenere degli interessi cooperativi, corporativi, siamo solo preoccupati di far ripartire l'economia in un paese che evidentemente sta soffrendo, come anche il suo gruppo, consigliere Zeppa, spesso riconosce, no? Siamo evidentemente in un momento di crisi e quindi il governo sta cercando di dare delle risposte. Poi si può dire che queste risposte sono giuste e sbagliate, ognuno può avere le sue ricette. Noi pensiamo che impegnarsi in riforme strutturali e infrastrutturali in un paese che per alcuni aspetti è rimasto un po' vecchio sia la scelta migliore. Fra l'altro ricordo organismi assolutamente più autorevoli di me, poi possono piacere o meno, ci mancherebbe, ma insomma come il Fondo Monetario Internazionale, che hanno invitato gli Stati nell'ultimo periodo ad investire in infrastrutture, dicendo il debito, se pubblico, se gli Stati devono farlo, lo facciano in infrastrutture, in strutture, perché questo poi permette anche il rilancio dell'economia dei Paesi. Detto questo, però, ecco, ci sarà certamente la disponibilità di un ampio confronto anche sulle opere evidenziate. Incontreremo, fra l'altro, anche nel frattempo le associazioni di categoria, in particolare quelle dei commercianti del centro storico, che hanno richiesto al governo un incontro per parlare del rilancio del settore e quindi delle prospettive di sviluppo, per cui c'è la massima disponibilità a discutere del testo ed in particolare per definire insieme quelle che possono essere le opere ritenute strategiche. Noi ci siamo rifatti all'ordine del giorno approvato in aula il 22 dicembre scorso, ma ovviamente le priorità le possiamo dare d'intesa. L'unico obiettivo, e ci tengo a ribadirlo oggi, del governo è produrre con questa legge che prevede a messa a disposizione delle risorse, seppur non in forma esagerata, comunque in una entità che per partire può essere ritenuta sufficiente. E l'unico obiettivo che noi abbiamo è quello di partire con le opere che possano davvero rilanciare il Paese da tanti punti di vista. Quindi siamo disposti naturalmente ad un confronto approfondito ed anche ad accogliere proposte migliorative del testo che possano venire da tutti i gruppi, sia di maggioranza che di opposizione. Grazie, Eccellenza.